parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Commissario Pomponio, buongiorno, siamo a Palazzo Gunella per la presentazione degli eventi di autunno in Castello, ma non posso non chiedere delle polemiche scaturite in seguito agli allagamenti di qualche giorno fa che hanno duramente colpito la nostra città. Il Movimento 5 Stelle, attraverso il consigliere sospeso Caterina Grimaldi, ha chiesto spiegazioni a riguardo, mentre Pierezzo Ghezzi del Partito Democratico della Lista Civica Ghezzi ha chiesto se vi sono edifici comunali che già sono dotati di certificato di valutazione sismica. Lei ha avuto modo di rispondere a queste domande oppure no? Non è vero che non ci sono stati immediati gli interventi sono stati quando ancora era in corso il nubifragio, che poi gli sottopassi non si siano potuti svuotare perché in tempi celeri le precipitazioni sono state talmente imponenti che in poco più di un'ora è venuta giù una bomba d'acqua che normalmente ha le precipitazioni di oltre un mese. Questo è un altro paio di maniche. Che poi gli stessi sottopassi abbiano, come dire, una rete di captazione e di successivo smaltimento che risale all'Ottocento, questo è ancora un altro paio di maniche, quindi non mi pare che siano generosi e soprattutto corrette le critiche di questo tipo. Che poi si possa migliorare, questo è evidente, tutto è migliorabile e noi cercheremo di farlo. Il PD ha fatto una richiesta di incontro ed è stato soddisfatto, cioè nel senso che il candidato sindaco Ghezzi e altri esponenti del PD locale sono stati ricevuti dalla collega, dalla dottoressa Morrone, e avranno avuto tutte le spiegazioni che hanno ritenuto, alle domande che hanno ritenuto di fare. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una richiesta di notizie, ecco perché la commissione d'inchiesta che viene citata non è termine che si possa applicare ad una gestione commissariale, ma semmai a livello consiliare, ecco, ci sono le commissioni consiliari che vengono costituite ad hoc, forse a quello intendeva fare riferimento. Per il resto sarà data la risposta corretta, che è già predisposta, aspettavano che io rientrassi perché la potessi firmare io. E quindi viene chiarito i tempi e le modalità di intervento che sono stati effettuati in queste circostanze. L'amministrazione è impegnata e lo sarà ancora nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche a fare degli ulteriori investimenti sulla protezione civile in prima battuta, più che sull'arredo fognario, perché è la struttura fognaria. L'amministrazione può semplicemente proporre e chiedere che altri soggetti, cioè Ato e Paviaco in modo particolare, facciano la loro parte. Come è facilmente immaginabile, occorrono degli investimenti piuttosto consistenti che ammontano almeno ad alcune decine di milioni, quindi non si potrà risolvere il problema con la bacchetta magica. Sicuramente quello che si potrà fare lo faremo anche in costanza di gestione commissariale. Grazie. Prego.